Parliamo in questo video dei due elementi principali che compongono la frase nominale. Il primo elemento, detto al-mubtada, è il soggetto. Letteralmente, mubtada significa quello da cui si incomincia. Invece, il secondo elemento, al-khabar, è il predicato. Khabar letteralmente significa notizia oppure informazione. Al-mubtada può essere un nome proprio, un pronome personale, oppure un dimostrativo, oppure un nominale determinato. Invece al-khabar può essere un aggettivo, oppure un sostantivo, oppure un sintagma preposizionale o un sintagma avverbiale. Al-mubtada e al-khabar entrambi vanno al caso nominativo. Al caso marfu'a. Quindi reggono alla fine la dhamma oppure tanwin ad-dhamma. Facciamo degli esempi mostrando i vari casi di al-mubtada e al-khabar. Primo esempio molto semplice in cui troviamo al-mubtada come un pronome personale. Ana, io. Mudarrisun, io sono un insegnante, oppure ana io, mudarrisun, un insegnante. Il verbo essere al presente in arabo è sottointeso. Secondo esempio, dove troviamo al mubtada come un dimostrativo. هذه طاولة هذه questa طاولة tavola questa è una tavola oppure se al mubtada un nominale determinato per esempio Al-ghurfatu, la stanza. Nadhifatun, la stanza è pulita. Allora, nel primo esempio, al-mubtada ana era un pronome personale. Invece, al-khabar, mudarrisun, un sostantivo. Nel secondo esempio, al-mubtada era un dimostrativo, invece al-khabar un sostantivo. Nel terzo esempio, al-mubtada era un nominale determinato, invece al-khabar un aggettivo. Nadhifatun, pulita, aggettivo. Adesso vediamo altri due esempi dove troviamo al-khabar come sintagma preposizionale oppure sintagma avverbiale. Allora, anta min Milano. Tu sei di Milano. Anta tu, mubtada, pronome personale, min Milano, invece, un sintagma preposizionale che rappresenta al-khabar, il predicato. Ok, un altro esempio in cui al-khabar è un sintagma avverbiale. As-sayyaratu. La macchina. Al-mubtada soggetto. Khalfa
un avverbio, al-bayti, complemento di avverbio. Quindi, خلف البيت tutta è considerata khabar. E come vediamo in questi esempi, quando al mubtada è al khabar o il soggetto è il predicato, erano nomi declinabili, vanno o hanno preso il caso nominativo. Come vediamo, tanwin ad-dam qui e ad-damma qui. Ci sarà un altro video che mostra altre condizioni di al-mubtada e al-khabar, in cui a volte al-khabar precede al-mubtada oppure al-mubtada viene dopo al-khabar. Vi invito ad iscriversi sul canale, così rimanete aggiornati quando esce il prossimo video.